Io vi racconto tutta la verità adesso, poi qualche piccolo particolare poi lo rivediamo magari dopo, perché no, quello che ci tengo a dire io è questo: ho sbagliato, lo so, devo pagare. Ecco, io vorrei poter ogni tanto vedere mia moglie, ecco quello. Questo è un aspetto che si può fare, quantomeno più in là, non immediatamente. No, però si può fare. Certo, che ecco, chiedo solo questo. Per il resto pago tutto quello che ho fatto. Niente, quella sera lì eravamo in due. Io ero fuori che fumavo e mia moglie era in casa. Quando è arrivata la castagna con la macchina del padre, la figlia e il nipote, no? Io ero già fuori. Mia moglie è uscita. Le abbiamo lasciate salire. Nell'andare in là abbiamo messo i guanti, tutte e due, guanti di tela bianca. Comprati dove? Non lo so dove li avevamo comprati, ce li avevamo quei guanti lì, non so, mia moglie non so i suoi, penso che siano della casa, i miei ce li avevo in macchina che avevo trovato. Vabbè, Allora le abbiamo lasciate entrare dal portoncino, abbiamo aspettato un attimo, siamo andati là, abbiamo aperto il portoncino perché c'avevo le chiavi, poi le racconterò perché c'erano le chiavi. Siamo saliti, abbiamo aspettato perché lì c'è la luce delle scale che batte sull'altra casa, allora quando si è spenta la luce delle scale noi siamo saliti. Automaticamente quando siamo arrivati sopra, ci siamo fermati fuori della porta. Qui c'è la porta, qui c'è un pezzo di muro e poi c'è la porta di quell'altro. Noi ci siamo fermati lì. Quando siamo arrivati su, la luce era accesa. Si vede che l'avevano già attaccata, non lo so. La luce era già accesa, almeno da quello che mi ricordo io. Siamo entrati, prima io e mia moglie, penso che ce l'avevo subito dietro. Ho colpito la Raffaella subito, ho colpito la madre subito. Mia moglie è corsa là dal bambino. Poi mia moglie è ritornata e mi ha dato una mano a finire la mamma della Raffaella. Poi siamo passati sulla Raffaella, abbiamo finito anche lei. Cosa aveva in mano lei? Io avevo in mano la stanghetta e mia moglie aveva in mano il coltello, quello grosso. Okay. Coltellino piccolo. Finite sempre così, cioè lei col coltello e lei col bastone. Sì. Il coltellino ce l'avevo in tasca, non l'avevo ancora usato. Poi a quel punto lì abbiamo dato fuoco. Io ho dato fuoco alla camera e mia moglie ha dato fuoco alla cameretta. Io prendo a fuoco la camera, ho chiuso le imposte, com'è. Niente, a quel punto lì poi siamo usciti. Quando siamo usciti, no, perché c'era fumo, nell'uscire ho aperto la porta, ho visto i due signori che venivano in giù. E io per reazione ho chiuso la porta. Però l'ho riaperta subito perché c'era fumo, dovevamo uscire. Ma sua moglie era dietro? Sì, mia moglie era dietro di me, sì, è venuta, era dietro di me, sono uscito prima io, mia moglie era dietro. Quando siamo usciti io ho preso Frigerio, il primo che ho trovato davanti. E se mi ricordo bene, perché questo è, devo averlo colpito non con i pugni, devo averlo colpito con la stanghetta di ferro, non con i pugni, perché i pugni non gli hanno proprio dato neanche uno. Non sono uno che dà pugni. L'ho colpito con la stanghetta di ferro. Lui è caduto e io mi sono gettato su di lui, tenendogli la mano sul volto. Poi a quel punto lì ho lasciato la stanghetta, ho tirato fuori il coltellino che c'era in tasca e l'ho colpito alla gola. L'ho colpito alla gola, poi io mi ricordo che è rimasto lì per terra. Ecco. Poi c'era mia moglie lì da parte sulla signora Valeria e so che sono andato là col coltellino a dargli una o due coltellate sulla testa, adesso non so se era uno o se era due. Ecco, questo è quello che mi ricordo io. E sua moglie aveva sempre il coltello? Mia moglie aveva sempre il coltello grosso, sì. E sua moglie è corsa dietro la Cherubini? O l'ha colpito la Cherubini, sua moglie? Mia moglie? Ha colpito la Cherubini? Sì. Sì, è andata su per le scale? Non lo so questo, non lo so. Mi ricordo che quando io ho colpito la Cherubini era a terra sulle scale o sul pianerottolo? Sul pianerottolo. Non so se poi mia moglie l'ha seguita sulle scale, io questo non me lo ricordo. Niente, poi finito tutto lì abbiamo preso tutte le armi, le abbiamo messe nella borsa, un sacchetto di plastica che io avevo in tasca. Siamo scesi, siamo andati dritti in lavanderia. Quando siamo entrati in lavanderia c'era sull'entrata, adesso non c'è più, adesso c'è un tappetino piccolo,
prima c'era un tappeto più grosso di questo tavolo qui, bello grosso, però sottile. E lì ci siamo cambiati, tutte e due sul tappeto, abbiamo lasciato lì tutti i vestiti. Io ho cambiato tutto, ho tenuto solo gli slip e basta. E mia moglie non lo so bene se si è cambiata tutto, però si è cambiata anche lei tutta, scarpe, tutto compreso. Abbiamo preso il tappeto, l'abbiamo fatto solo, l'abbiamo messo in un sacco della pattumiera, l'abbiamo messo in macchina. Siamo usciti e ce ne siamo andati. La macchina di quello su di sopra, la Fiat grigia, quando siamo andati noi, era lì. Era lì, me lo ricordo bene. La macchina era lì. Siamo usciti, però ci eravamo cambiati, ma avevamo le mani un po' sporche di sangue, perché i guanti non erano di plastica, erano di tela, il sangue era passato. Non era tanto il sangue, però diciamo che c'era, il sangue sulle mani un po' c'era. Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto dobbiamo buttare via la roba e lavarci le mani. E dovevamo trovare un punto con un po' d'acqua. In un primo momento siamo andati su Albavilla, perché io facendo servizio lì mi ricordavo di un lavatoio, però quel lavatoio lì non sapevo che la sera lo chiudevano. Allora a quel punto lì, visto che lì di acqua non ce n'era, no, abbiamo detto andiamo giù al lago di Alserio, no? Però il lago di Alserio è sempre frequentato da chi passeggia, così, no? Allora niente, abbiamo preso e siamo andati su a Erbinato, dove c'è il cimitero sotto Longone. A presente dove c'è il cimitero sotto Longone, lì c'è un lavatoio. Ha telefonato qualcuno lei? No, nessuno. Le ha telefonato qualcuno? No, non ce l'avevo il telefonino, l'ho lasciato a casa. Vabbè, poi... Il telefonino non ce l'avevo, l'ho lasciato a casa. Se mi ha telefonato qualcuno è rimasto sul telefonino, io non ho risposto. Mm-hmm. Quello sono sicurissimo. Mm-hmm. Poi siamo andati lì al lavatoio, non siamo andati sul lavatoio però, ci siamo lavati nel canaletto che scorre, che resta sotto il prato nella penombra, più o meno, mezzo illuminato dai lampioni. Lì ci siamo lavati tutto bene. Poi siamo ritornati alla macchina, abbiamo preso il sacco intero e l'abbiamo diviso in tre, perché era troppo ingombrante. Abbiamo messo un po' di vestiti, non so bene quali siano, in un sacco che abbiamo messo subito lì nel cassonetto che c'è di dietro. Dietro dove? Lì al cimitero, proprio lì fuori del cimitero c'è un cassonetto. Lei arriva su nel posteggio. Mm-hmm. Qui va per andare al lavatoio, qui c'è l'entrata del cimitero, lì c'è il cassonetto. Un sacco l'abbiamo messo subito lì dietro e è rimasto lì. Gli altri li abbiamo divisi in due sacchi, perché io nella macchina c'ho sempre dentro i sacchi della pattumiera. Mm. Li abbiamo divisi in due sacchi. Poi siamo scesi dalla strada, non quella centrale di Erba, quella vecchia che passa da San Pietro. Sì. Siamo andati su dai carabinieri, siamo saliti di lì. Di lì, quando arrivi a un certo punto, dove ha fatto la rotonda nuova, che dritto va al castello di Comerio, dove c'è la trattoria San Giuseppe, c'è una strada che va su. Se lei va su 100 metri, sulla sinistra c'è la siepe con tre cassonetti. Lì abbiamo lasciato un secondo sacco. Adesso non so cosa c'è dentro il secondo sacco. Poi da lì abbiamo ripreso la strada e siamo andati sulla strada nuova che porta a Como. Siamo usciti dal Bavilla e siamo andati sulla strada nuova per andare a Como. Quando siamo arrivati giù a Dipomo, al primo semaforo, lì si può girare dentro a destra. Lei va là un pezzettino, c'è un posteggio con un cassonetto verde. Il terzo sacco l'abbiamo scaricato lì. Li conosceva già i posti di questi cassonetti? Sì, perché io li facevo servizio, li conoscevo bene. Tutti questi cassonetti venivano ritirati lì domani. Okay. E poi dopo siamo andati a Como a vedere i negozi, al McDonald's, quello lo sapete già. Quei cassonetti lì, quello di Albavilla veniva fatto il giorno dopo, subito il martedì mattina. Quello è un cassonetto che quando io faccio quel giro lì, alle 7 sono lì più o meno, quarto alle 7, 7, 7 un quarto sono lì a fare quel cassonetto lì. Quello su del cimitero, quello lì non lo vuoto io, lo vuoto un mio collega e viene fatto subito, se non è martedì viene fatto penso mercoledì, perché io mi ricordo quando facevo servizio io, perché io facevo servizio lì. E quello di Lipomo veniva fatto il mercoledì. Quello di Lipomo. E tutti vanno all'inceneritore? Tutti vanno all'inceneritore, sì, quelli non ci sono più. Una sola domanda io. Quando, in che momento si è tolto i guanti? Io mi sono tolto i guanti dopo che sono entrato dalla porta della mia lavanderia. In lavanderia? Sì. Però lei mi ha detto che si è accorto di avere sangue, sì, e di doversi lavare cammin facendo. No, quando li ho tolti me ne sono Quando li ha tolti? Sì. E non si è lavato in casa sua? No, non ci siamo lavati in casa nostra. Senta, e quindi ha guidato? Sì, con le mani un po' sporche, sì. Signor Romano, io voglio sapere questo: in che momento avete deciso di entrare nella casa? In che momento avete preparato le cose?
la spranga, il coltello e i guanti. È una cosa che risale indietro nel tempo, adesso sì. Mi spiego. Il coltellino che c'avevo in tasca io, un serramanico. Vabbè, quello ce l'aveva sempre, mi ha detto. No, sì, ce l'avevo sempre, ma sì. È una storia che è un po' lunga. C'è tempo, sì, glielo racconto. Quel coltellino lì ce l'ho da quando avevo 18 anni. Che allora ero in compagnia con dei ragazzi, ce n'era uno che doveva partire per militare. Siccome questo qui viveva da solo, non c'era tanta disponibilità di soldi, avevo fatto cambio con un giubbetto. Io gli avevo dato un mio giubbetto pesante e lui mi aveva dato questo coltellino qui. Io questo coltellino qui a serramanico, però non era tagliente. Diciamo che si poteva infilzare, ma non tagliava, perché facevi così, non tagliava quel coltello lì. L'ho sempre tenuto in casa quando ero Poserpio, quando ero Merone, quando ero Canzo, sopra nell'armadio, no? Dentro nelle scatole ci metti dentro le bollette che devi tenere per 10 anni. È sempre rimasto lì fino a circa 2 anni fa, dopo che era successo che il Marzucco, il marito e la moglie avevano aggredito la mia che stava uscendo dal famoso portoncino. Quando l'avevano aggredita, mia moglie ha detto: mi porto dietro un coltello, non si sa mai. E aveva preso uno da cucina, affilato e con la punta. Solo che tenerlo in tasca o nella borsa rischiava di farsi male. Allora io, nel mettere a posto delle carte da conservare, mi è venuto in mente quel coltello lì e gliel'ho dato. È stato quel momento lì che ho tirato fuori il coltellino dopo tanti tanti anni. Gli ho detto: usa questo, che c'è la sicura, no? Tu togli la sicura veloce, no? Schiacci il pulsante e si apre da solo. Quando gliel'ha dato sua moglie? Allora, questo qui io gliel'ho dato a mia moglie circa 2 anni fa, dopo che era stata aggredita. Poi cos'è successo? Dopo una settimana, 15 giorni, non lo so bene, mia moglie, sempre uscendo da lì, c'era il marito della Raffaella che gli stava dietro, che la importunava. Mia moglie si è incazzata quella mattina lì, adesso non so se la mattina o mezzogiorno, ha tirato fuori il coltello e gliel'ha puntato nella pancia e gli ha detto: se vi viene ancora dietro ti ammazzo, qualcosa del genere. Da quella volta lì il marito non è più andato dietro a mia moglie, l'ha lasciata stare. Anzi, quando usciva dal cortile, che lui usciva con la macchina, mia moglie passava, si fermava e la lasciava passare. Allora, da quel momento lì, quel coltellino lì mia moglie l'ha tenuto in tasca, nella borsa, in tasca ancora qualche mese. Poi dopo cosa ha fatto? Non gli serviva più, perché nessuno lo importunava più. L'abbiamo messo in lavanderia, dove c'è il mobile delle scarpe, no? Il mobile delle scarpe. E lì è rimasto fino a quando l'ho tirato fuori io, che ogni tanto era lì, dava fastidio, lo guardavo, lo chiudevo, lo aprivo. Quel coltellino arriva da lì. Quella sera lì, quando siamo usciti, non mi ricordo se l'ho preso o se ce l'avevo già in tasca. Ecco, questo non lo so dire. Ma se ce l'avevo già in tasca, non ce l'avevo in tasca da tanto tempo. Perché i pantaloni, bene o male, una volta a settimana, al massimo ce l'ho in tasca da qualche giorno, perché quei pantaloni lì hanno le tasche qui da parte. E allora non danno fastidio quando ti siedi o quando guidi. Anche se ci metti il coltello nelle tasche laterali, no, non ti dà fastidio. Lo puoi lasciare anche dentro, che chiudi il bottone e lui non esce. Quindi non so se l'ho preso quella sera o se ce l'avevo già in tasca da qualche giorno. In quale momento avete deciso di usare quelle armi lì? Ecco, allora cos'è successo? Quella sera lì non so bene come sia potuto capitare, perché noi, tutta la scintilla che è partita, no, è partita siccome noi il 13 dovevamo avere il processo, no, 2 mesi prima o 3 mesi prima ti arriva sempre la citazione. Quando ci è arrivata a casa la citazione di quello che era succeduto quel giorno sulla neve, noi che avevamo lasciato perdere, che ce ne eravamo fregati, ci siamo incazzati, nel senso di dire: abbiamo ragione e questa ci cita per danni, eccetera eccetera eccetera. E da lì è partita l'idea, quando è arrivata la citazione, ma non subito, forse dopo un mese, perché quel mese lì eravamo andati anche in ferie. La citazione l'ho messa nel cassetto e lì è rimasta un mese, forse anche di più di un mese. Poi nel fare qualche cosa l'ho ritirata fuori, ci è venuto in mente quella citazione lì, perché ce l'avevamo dimenticata. Però siccome io ho poca memoria, le cose le tengo sempre a portata di mano, che so che male che vada, se non ho appunti, so che quello lo apro. Esempio, il portafoglio e il telefonino, metto sempre dove metto le sigarette. Perché sennò, se io metto le sigarette qui e il portafoglio qui, io esco di casa con le sigarette ma non col portafoglio. E quando mia moglie me lo cambiava, e io andavo a lavorare, uscivo solo con le sigarette e dovevo tornare a casa a prendere portafoglio e telefonino, perché io li dimentico. Dove c'è le sigarette c'è tutto. Cosa che stavamo dicendo? Quando ha deciso di usare quelle armi? Quella sera lì, niente. La stanghetta, quella lì che... Aspetti, stavo dicendo, c'è arrivata la citazione. Vi siete arrabbiati, l'ha lasciata lì per un mese. Ci siamo arrabbiati. Poi l'è tornata in mente. Poi è ritornata in mente la citazione. Allora io e mia moglie abbiamo detto: dobbiamo dargli una lezione questa qui. No? E allora che cosa abbiamo fatto? Non volevamo ammazzarli, volevamo andare su e riempirli di botte, però non dovevamo lasciare in ponte, non dovevamo farci riconoscere, giustamente. Allora diciamo che
l'ultimo mese prima che succedesse il fatto qui, io essendo fuori a fumare, no, e anche mia moglie dalla finestra, tenevamo d'occhio la situazione per controllare un po' meglio i movimenti dei vicini, perché sapevamo più o meno, però volevamo essere sicuri di andare su, legnarli e poi andarcene. Insomma, controllato bene il momento dei vicini, siamo saliti una sera prima di questo fatto qui, siamo saliti delle scale avendo le chiavi del portoncino e siamo andati su sul pianerottolo fuori della porta del frigerio, che lì non ti vede quando entri dalla castagna. Siamo rimasti lì appostati e abbiamo detto: stasera quando arriva gliene diamo giù di cotte di crude. Però cosa è successo? Quella sera lì, quando è arrivata, quella è salita, ha aperto la porta talmente in fretta che io e mia moglie siamo rimasti lì così. Ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto: caspita, è già entrata. Abbiamo preso e ce ne siamo andati. Poi c'è stata un'altra volta, un'altra sera, che l'abbiamo tenuta d'occhio sempre per dargli giù una fila di legnate. Però quella sera lì, noi non lo sapevamo, è arrivata su col padre. Era sul padre, la madre, la figlia e il bambino. E abbiamo detto: boh, adesso andiamo su e li legniamo tutti, che c'è anche quel bastardo di suo padre. Gli ho detto proprio così a mia moglie, che il più bastardo di quella famiglia lì è il padre. Poi vengono via tutti gli altri, perché è una famiglia di bastardi. Però il più bastardo è il padre, così questa volta gli diamo giù una bella legnata. Solo che neanche a farlo apposta, abbiamo aperto il portoncino, siamo saliti, ma erano dentro chiusi a chiave. Noi abbiamo aspettato un po', e poi dopo abbiamo detto: vabbè, lasciamo stare, ce ne siamo andati. Questo succedeva qualche giorno prima del fatto. Poi dopo, quindi in dicembre, nel mese di dicembre. Sì, nel mese di dicembre. Poi dopo quella sera lì, quando siamo usciti, io avevo il coltellino in tasca. Mia moglie si è presa il coltello del cassetto della cucina e io ho preso la stanghetta che c'era in macchina. Mia moglie i guanti non so dove ce li aveva, io ce li avevo in macchina, i guanti. O in macchina o nel mobile della lavanderia, uno di quei postini, dopo devo fare bene mente locale. E siamo partiti, siamo andati su e abbiamo fatto quello che abbiamo fatto. Senta, perché il bambino? Non lo so perché il bambino. E perché due coltelli? Per una lezione che doveva finire a legnate? Guardi, non glielo so dire, abbiamo preso le prime cose che ci capitavano. Il fatto di andare quel giorno lì, quando è stato deciso? L'avete deciso? No, quella sera no. All'improvviso? Sì, perché prima avevamo già deciso di andare su, c'era sempre andata male. Abbiamo provato, abbiamo detto: andiamo su, se va, se no torniamo indietro. Come avevamo già fatto altre volte prima. E il sacco l'avete preparato prima? Il sacco in cui mettere le cose l'avete preparato prima? No, l'abbiamo preso all'attimo dal locale della lavanderia, c'è sul sacco dei sacchi. E il tappeto che era in terra? Il tappeto è sempre lì, quello c'è sempre stato, adesso non c'è più, c'è sempre stato. Ma avevate già deciso di rientrare dalla lavanderia e di cambiarvi? Ma noi rientriamo sempre dalla lavanderia, cioè anche quando siamo a casa la porta d'ingresso non la usiamo quasi, noi rientriamo sempre dalla lavanderia. E avevate già deciso di cambiarvi? No, quella è stata una decisione perché eravamo sporchi, non avevamo deciso di cambiarci, l'abbiamo deciso quando siamo entrati in lavanderia che abbiamo visto che eravamo sporchi. Ma noi non avevamo preparato la roba per cambiarci, perché non volevamo andare su per uccidere. Ma senta, lei ha dato le sprangate prima alla Raffaella, poi alla mamma. Sì. E poi sua moglie ha detto, l'ha aiutata a finirla. Col coltello. Col coltello. Cioè, in quel momento lì, chi ha deciso di finirle col coltello? Guardi, io le dico una cosa sinceramente, potrà anche non crederci. Noi quando siamo partiti per dargli una lezione. Quando siamo entrati nell'appartamento, io non lo so cosa sia successo, abbiamo ucciso e basta. Noi siamo partiti per una cosa e poi ne abbiamo fatto un'altra. Ma il bambino, è stata sua moglie ad andarla per conto suo, oppure lei gli ha detto di andare a prendere anche il bambino? Magari perché gridava? Questo particolare adesso non me lo ricordo. So che io ho fatto loro due e lei è andata dal bambino, ma non so se è andata perché gridava o se perché gliel'ho detto io. Questo sinceramente non lo so. E perché il frigerio? Perché ce ne siamo ritrovati di fuori, stavamo uscendo, cioè non è una cosa che fai con lucidità, che dici lì siamo usciti, ce ne siamo trovati di fuori. Il discorso è questo. E la scelta dei cassonetti è stata fatta sul momento o prima, in cui buttar via le cose? No, la scelta dei cassonetti è stata fatta sul momento, perché il discorso era questo: noi avevamo già pensato prima di andare su dargli una lezione e avevamo già scelto qualche cassonetto dove buttare la roba. No. Però cosa è successo? Che poi dopo quella sera lì non abbiamo fatto quello che avevamo preparato, dove andare a buttare.
L'abbiamo buttato su là perché c'era l'acqua e c'era il cassonetto, capisci? Ho capito. E poi quegli altri li abbiamo presi strada facendo. Poi siete andati da McDonald's. Poi siamo andati a Como, siamo andati al McDonald's. Avete mangiato tutti e due? Sì, lei un panino e io un menù, sì. E vi siete messi d'accordo su cosa dire ai carabinieri? No, no, ecco, proprio sul messi d'accordo sul dire quello dei carabinieri, no. Perché siamo tornati indietro, abbiamo parlato sì di qualche cosa, cercando di tranquillizzarci a vicenda. Però non so, può anche darsi che abbiamo parlato... Adesso io questo non glielo saprei dire con precisione. Può anche darsi che ci siamo messi d'accordo quando arriviamo là, diciamo così. Sì, qualcosa sulla strada, sulla fuga ci eravamo messi d'accordo più o meno. Infatti mia moglie ha anche detto prendiamo lo scontrino del McDonald's, che quello se l'è messo in tasca. A parte che quello, aggiungo, come ho detto prima, l'ha detto anche mia moglie, gli scontrini li mettiamo sempre in tasca per via di andare a prendere il caffè dopo. Però quella sera lì era importante prenderlo, ecco. Senta, l'incendio l'ha già deciso prima? L'incendio ne avevamo parlato prima, se dar fuoco alla casa o no. Però c'era quel punto di domanda lì: se diamo fuoco alla casa brucia anche la nostra. Non so se mi spiego. Certo. Quindi quella sera lì, quando abbiamo dato fuoco, è stata una cosa istintiva, penso, forse perché ci siamo resi conto della gravità che dovevamo cancellare. Però noi non era proprio deciso di dargli fuoco, perché lì c'era anche la nostra abitazione, ci sarebbe andato in fumo tutto se non sarebbero arrivati i pompieri in tempo, capisci? Era quello il discorso, anche perché non sai il fuoco quanto tempo ci vuole, può pagarsi in 5 minuti come ci vuole 2 ore, capisci? Era stato programmato di bruciare qualche cosa, tipo la camera, quello che era, però è stata una cosa fatta sull'attimo, ecco, una cosa fatta sull'attimo, proprio di dargli fuoco vero e proprio. Senta, magari adesso si ricorda meglio, la Cherubini è andata su per le scale o lei non l'ha vista? Io non me lo ricordo. Non si ricorda se l'avete inseguita fin dentro la casa io sopra? Io le dico la verità, perché adesso le sto dicendo la verità, non mi può, l'importante è che poi ogni tanto mi vedo con mia moglie. La Cherubini, io mi ricordo che l'ho vista per terra. Io la Cherubini l'ho vista per terra. E quel poco che mi ricordo io, glielo provo a chiedere anche a mia moglie, quando noi ce ne siamo andati, almeno io mi ricordo questo, la Cherubini era per terra sul pianerottolo, non era sulle scale. Non mi ricordo di aver visto mia moglie inseguirla e io non l'ho inseguita, quello sono sicuro. Era lì sul pianerottolo vicino al marito. Non so se poi dopo non era morta e è andata su lei, ma io sulle scale non ci sono andato. Mia moglie no, non lo so, deve chiederglielo lei. Senta, la luce l'avete tolta per poter... La luce è un altro fatto che mi lascia perplesso, perché le dico la verità. Io la luce non sapevo che l'avessero tolta, no. Lei mi dice che riguardo i tabulati l'hanno tolta alle 5. 5.40. 5.40. Adesso io non vorrei dire... Può darsi che l'ha tolta mia moglie senza dire niente a me, o può darsi che sia caduta la luce da sola per un sovrappeso. È stata tolta. È stato accertato che non è così. Allora la luce, presumo che l'abbia tolta mia moglie, perché io la luce non l'ho staccata. Ascolti, ma e le altre volte, per esempio, l'avevate staccata? Quei giorni che andavate, ma non riuscivate a farlo? No, mai. L'avevo staccata in precedenza. Sì, questo lo sapevo. No, quelle altre volte non l'abbiamo mai staccata la luce. Mai. Senta, quella volta che siete andati fino a Canzo, dietro al treno, come mai l'avete fatto? No, quella volta lì praticamente l'abbiamo fatta per impaurirla, quella volta lì. Allora, sapevamo che lei andava a lavorare, dove non lo so sinceramente, perché l'ho saputo poi leggendo i giornali che lavorava a Magreglio. Non sapevamo, né io né mia moglie, che lavorasse a Magreglio, però sapevamo che prendeva il treno. Allora, sapevamo che prendeva il treno, cosa abbiamo fatto? Parte della strada costeggia il treno, abbiamo seguito il treno per farci vedere da lei, per farci vedere, per intimorirla, fino su alla stazione quando è scesa, che siamo passati 2 volte, che poi ha chiamato i vigili. Dopo le 2 volte che lei è andato, voleva tentare la lezione e poi avete rinunciato, anche quella volta avete portato con voi la moglie del coltellino, insomma, il coltello grande. Sì, no, aspetti.
Sì, mi pare di sì, sì, anche quelle volte, sì, anche quelle volte mi ha portato. Ci descrive bene questa spranga? Niente, la spranga è la leva che si usa per azionare il cric dei furgoni, è presente per alzare quando buchi, c'è il cricchetto. Ma è quella plastica di cui lei ha parlato prima, era già così o l'ha aggiunta lei? No, l'ho aggiunta io. E come? Niente, si infila. Ah, quei tubi di plastica? Quelle delle canne dell'acqua, okay. Con un po' di olio, un po' di grasso, si infila sopra, va dentro, l'ho coperto tutto. Che quella stanghetta lì, la tenevo in macchina, quella era già 2 anni che ce l'avevo, non è che l'ho fatta sul momento, quella era già 2 anni, era sempre lì, dietro il sedile della macchina, sai quando vai in giro, non si sa mai se trovi qualche deficiente, tiro fuori la stanghetta. Però non l'ho mai usata. Ascolti, aveva degli spigoli, questa cosa era rotondo. Rotondo? Era rotondo, rotondissimo. Alla fine non c'era nulla. No, era tagliata secca. E che poi c'era la canna dell'acqua, alla fine non c'era nulla, c'era la stanghetta e basta. E come? Niente, si infila. Ah, quei tubi di plastica? Quelle delle canne dell'acqua, con un po' di olio, un po' di grasso, si infila sopra, va dentro, l'ho coperto tutto. Che quella stanghetta lì, la tenevo in macchina, quella era già 2 anni che ce l'avevo, non è che l'ho fatta sul momento, quella era già 2 anni, era sempre lì, dietro il sedile della macchina, sai quando vai in giro, non si sa mai se trovi qualche deficiente, tiro fuori la stanghetta. Però non l'ho mai usata. Ascolti, aveva degli spigoli, questa cosa era rotondo. Rotondo? Era rotondo, rotondissimo. E alla fine non c'era nulla. No, era tagliata secca. E che poi c'era la canna dell'acqua, alla fine non c'era nulla, c'era la stanghetta e basta. Quando siete andati su, li avete visti rientrare? Era programmato della lezione a tutte e due, cioè sia la signora, sia la Raffaella che la mamma. Sì, sì. Sì. Cioè se ci fosse stato il padre, quella sera. Anche il padre, sì. Anzi, meglio ancora. Meglio ancora se c'era il padre, sì. Giusto. Io scriverei tutto, sì. Adesso. Allora, iniziamo col dire così. Alla ripresa sono deciso a dire tutta la verità. La verità, punto, chiedo che possa assistere alle mie dichiarazioni la persona, sì, con la quale per prima mi sono sfogato quando oggi mi stava sottoponendo a rilievi dati lo scontro. Punto sidato che viene consentito una sigaretta, posso? Di assistere al mi lascia fino chiaro Antonino, non c'è Antonino, fino chiaro Antonino. Grazie. Che venire di assistere al maresciallo fino chiaro, l'ho detto, in forza al ok. Il nucleo operativo della compagnia carabinieri di Como. O il reparto operativo? C'è un bel nucleo operativo. Vabbè. Allora, domandato risponde. Nella sostanza i fatti si sono svolti così come li ho già descritti nella prima parte di questo interrogatorio. Ciò che devo rettificare è il fatto che mia moglie fosse assente. Punto. Ella ha invece partecipato con me sin dall'inizio all'irruzione in casa di Castagna
Raffaella e in particolare ha commesso l'omicidio del figlio della donna, virgola, l'incendio della cameretta del bambino e successivamente l'omicidio di Cherubini Valerio. Ho aiutato anch'io. Sì, punto. Più in particolare, o meglio, tale fatto lo abbiamo commesso entrambi, virgola, io colpendo la vittima con la spranga di cui più volte ho parlato e lei accoltellandola. Punto. Sta registrando, eh? Devi fare domande. Allora. I fatti si sono svolti così. I fatti si sono svolti così. Li abbiamo aspettati per la galleria. Sì, aspetta un attimo, sono. Dunque. Domandata, risponde. Aspetta un secondo. Vabbè, insomma, precisiamo che per quanto riguarda i particolari dei delitti ci riportiamo alla descrizione già fatta con queste precisazioni che abbiamo detto. Con le precisazioni che ho appena fatto, la dinamica dei delitti è quella che ho già descritto in precedenza. Sì, poi faremo delle precisazioni ulteriori, ma dico. Allora, domandato risponde. La decisione di compiere di entrare in casa della Castagna l'avevamo pure presa insieme. Punto. Si tratta di una decisione che era maturata già da qualche tempo ed in particolare da quando un paio di mesi fa avevamo ricevuto la citazione per il processo dinanzi al... per l'udienza del 13 dicembre. Vabbè, per l'udienza, dai, per l'udienza del 13/12/2006. Aspetta, da quando? Sentirei proprio i giorni in cui avete fatto queste prove, siete andati a aspettare. Io preciso non me li ricordo. Più o meno quanto tempo fa? Diciamo in dicembre, ha detto. Sì, sempre nel mese di dicembre. Però i fatti sono dell'11, quindi dei giorni, dei 10 giorni prima. Ah no, no, allora c'è dentro anche un po' di novembre. C'è dentro anche un po' di novembre, scusi. Sono distanziati di più, quindi. Sì, diciamo che l'11 è successo il fatto. Nel giro di un mese prima, giusto? Nel mese precedente avete fatto queste due prove? Nelle 2-3 settimane, non di più. 2-3 settimane. Faccio 2-3 settimane, adesso è preciso dove. Ok. Tale evento ci aveva particolarmente esasperato perché noi che eravamo gli aggrediti finivamo sul banco degli imputati. Punto. Con l'approssimarsi del processo si era radicata in noi l'intenzione di dare ai Castagna una lezione, sia alla figlia, sia alla madre, sia, se fosse stato presente, anche il padre. Scriva come anche bastardo. Che era quello che... secondo me è più bastardo. Sì, era quello, secondo me, più bastardo. Punto. Il
Infatti, vedendo quella sera la macchina del padre, pensavo che c'era anche lui. Era molto buono. Dunque, preciso che non avevamo premeditato di uccidere, ci eravamo proposti genericamente di dargli una lezione, di dare a queste persone, di dargli una lezione senza calcolare le conseguenze. Punto. In ogni caso, ci eravamo messi da un po' a studiare le mosse non solo della castagna, ma anche quelle di tutto il vicinato, virgola, per essere sicuri di non essere notati quando avremmo agito. Punto. Donato risponde: le armi che abbiamo usato quella sera sono una spranga che avevo preso in una discarica. No, era quella del furgone che usavo io. Ah, del furgone proprio della... Sì, perché... Quindi questo pezzo nel suo furgone non c'è. No, non c'è più neanche il click, adesso spiego perché. Perché se no, quando bucavo, dovevo cambiarmi la gomma io. Allora, se io non avevo il click, chiamavo i meccanici, uscivano e cambiavano la gomma. Ok. Era una spranga che avevo prelevato dal crick del mio furgone di lavoro, attrezzo che avevo deciso di far sparire per non essere costretto a cambiare la gomma in caso di buche. Su ogni mezzo non c'è mai il crick e niente. E di bucature e forature davanti, no, ma dietro forature, il camion poi li buttiamo via subito come sono nuovi. Era una spranga che avevo staccato dal click del mio furgone di lavoro e che avevo poi dotato di una sorta di guarnizione in gomma, punto e virgola, un coltello a scatto, perché c'è il pulsante, sì, giusto? Un coltello a scatto che possedevo da molti anni, e un coltello da cucina, e un coltello da cucina, quest'ultimo preso da mia moglie, esatto, punto, quest'ultimo preso e utilizzato da mia moglie, fu preso quella sera e utilizzato da mia moglie. Punto. Entrambi abbiamo indossato i guanti prima di salire. Entrambi avevamo deciso di utilizzare dei guanti prima di salire nella casa della castagna. Punto. I miei li avevo? Non ho capito. I guanti lei li aveva? I guanti che lei utilizzava? Da dove li aveva? Quelli sono quelli che li avevo trovati. Li avevo trovati dove questi? E quando facevo la raccolta da qualche parte. Durante la mia attività di raccolta di rifiuti. Punto. Quelli di mia moglie? Ce li aveva lei, non so, di casa, non so. Non so dove li avesse comprati, erano in dotazione alla casa. Domandato risponde: allora, l'11/12/2006 non era il primo giorno in cui cercavamo di dare attuazione al nostro piano.
appunto nelle 3 settimane precedenti. Due volte ci eravamo accostati Per due volte, forse anche tre, per due o tre volte ci eravamo accostati sul pianerottolo del Frugeri per dare una lezione al castello. Sul pianerottolo, quindi del piano superiore? Del piano superiore, sì. Sul pianerottolo per avere l'occasione di vederli entrare. Aspetti, di vedere entrare i castagni, altrimenti sembra che fosse una lezione a Frigeri. Sì, castagni a Frigeri. Sì. E dar loro una lezione. Dove sei? Per motivi fortuiti non fu possibile. Esatto. Per motivi fortuiti non fu possibile. Punto. Quella sera invece, quando li abbiamo visti arrivare, ci siamo detti proviamo. Aspetti. Quella sera invece, quando le abbiamo, lì precedente bambino, li abbiamo visti arrivare, ci siamo detti proviamo, punto. Oltretutto, vedendo arrivare la macchina di Castagna padre, virgola, inizialmente pensammo che potesse esserci anche lui. Punto. Non è andato a rispondere. Ho aperto la porta della palazzina con le chiavi. Esatto, quindi continuiamo così. Entrammo in casa, aprì la porta della palazzina con le chiavi che posseggo per le ragioni già riferite, cioè che gliele avevano date per errore, quella storia. Sì, mia moglie era immediatamente dietro di me. Moglie era immediatamente dietro di lei, punto. La porta dei castagni era aperta, la porta dei castagni era aperta e la luce era accesa. Io ho colpito immediatamente. Aspetta, probabilmente la castagna l'aveva riaccesa rialzando il salvavita, virgola, come già in passato era riuscita, non so come, a fare. Quindi entrai per primo e colpì immediatamente la Raffaella e subito dopo sua madre. Mi ricordo che quando sono entrato c'era un sacco della pattumiera in mezzo al corridoio. Colpì per primo con la spranga Raffaella e subito dopo sua madre. Mentre mia moglie si è diretta sul bambino. Virgola, mentre mia moglie si è diretta sul bambino. Punto. Non so dire se lo abbia fatto perché il bambino gridava o perché io stesso le avessi detto di occuparsi. Dopodiché, poiché le due donne erano a terra e si lamentavano, mia moglie mi ha aiutato a finire. Mia moglie mi ha aiutato a finirle. Ascolti, questo finirle è sua moglie col coltello? Sì, col coltello che ci aveva lei. Col coltello da cucina. Col coltello da cucina e lei?
Niente, per io... finire le due, sempre a bastonate. Cioè il coltellino non esce. No, lì non esce il coltellino. Okay. No, non esce. Mi ha aiutato a finirle. Punto. Lei col coltello da cucina ed io a bastonate. Punto. Le coltellate nella gola gliela tirate a sua moglie? Sì, sì, perché io ho la spanga. Col frangente lei ha la spanga. Sì. Quindi decidemmo. Mettiamo questo, coltellate alla gola e tiratemi un altro. Allora, domandato risponde. Le coltellate alla gola delle due donne le ha in effetti tirate mia moglie. Alla sinistra? Sì, sinistra. Penso che mancina. Virgola, presumo con la sinistra, dato che mancina. A quel punto viene l'idea di bruciare. Sì. Fu a quel punto che mettemmo in atto l'idea di bruciare la casa, virgola, che avevamo già in passato pensato come forma di bruciare ogni traccia, detto. Sì, però noi in passato non avevamo pensato per bruciare ogni traccia. Allora, lì come lezione, però in passato c'era sempre il punto di domanda che c'era sotto anche il nostro appartamento. Quella sera lì invece non abbiamo pensato al nostro appartamento, dico la verità. Abbiamo pensato a cancellare le tracce. Okay. Fu a quel punto che mettemmo in atto l'idea di bruciare la casa, che avevamo già in passato pensato come forma di lezione, virgola, ma che avevamo escluso. Riescluso per paura che potessero derivarne danni alla nostra casa sottostante. Punto. Quel giorno, no, quella sera, l'idea ritornò, questa volta per lo scrupolo di distruggere tutto, cancellare la tua chiavetta. Ah, sì, sì. Cancellare le tracce. Di cancellare le tracce dei delitti che avevamo commesso e di cui e della cui gravità ci rendemmo subito conto. Punto. Tu hai andato a rispondere, io ho appiccato il fuoco nella camera da letto matrimoniale. Esatto. Io ho appiccato il fuoco nella camera da letto matrimoniale nei modi che aveva già detto prima. Sì. Nei modi nella cameretta del bambino. Sì. Lei ha appiccato il fuoco anche alla signora per terra, eh? Già, se è scritto. Mio moglie. No, mi pare che l'ha fatto mio moglie, mi pare. Adesso non so se. Del bambino. Non ricordo se io o mia moglie abbiamo appiccato. Sì, uno dei due. Non ricordo se io o mia moglie abbiamo appiccato il fuoco anche al cadavere di Galli Paola. Anche di castagna il fuoco? Perché ci risulterebbe anche la castagna un po'. Quello non me lo ricordo. Non me... Io no. No, io penso che non io se, può darsi che l'abbia fatto mia moglie, io penso che può darsi che alla castagna viene data da fuoco mia moglie. No, che alla castagna. Può darsi che alla castagna abbia tentato di dar fuoco mia moglie. Lei il bambino non l'ha toccato. No, io non sono, l'ha fatto solo sua moglie. Domandato risponde. Le finestre conferma questo fatto che voi ne avete chiuso una sola. Noi abbiamo chiuso, io ho chiuso solo quella della camera, che oltretutto nella fretta non l'ho neanche chiusa bene, è rimasta un po' così. Quello me lo ricordo. E le altre non ricorda se le ha chiuse sua moglie per caso? Questo non lo so. Può darsi che l'abbia chiusa mia moglie o l'ha già chiusa. Confermo quanto ho già dichiarato circa il fatto di avere io chiuso la persiana
della camera matrimoniale della Castagna. Virgola, tra l'altro non riuscendo a chiuderla bene. Punto. Non ricordo se le altre finestre fossero, no, siano state chiuse da mia moglie, anzi in questo momento non so. Se fossero chiuse fin dall'inizio. Poi ammetto di aver inseguito in passato la Castagna. Aspetta, la cosa dei Frigilio e Cherubini. Ma sì, sì. A quel punto l'appartamento era pieno di fumo. Sì, dopo l'incendio. L'appartamento era pieno di fumo. Quando ho aperto la porta per uscire? Quando ho aperto la porta per uscire, seguito da mia moglie nel corridoio? Sì, mia moglie era dietro, non so di quanto me era dietro. Da mia moglie, distante non so quanto nel corridoio. Mi sono trovato davanti il frigorifero. Mi sono trovato davanti i coniugi, tutti e due. Se li ritrovati davanti, o solo lui prima? No, allora io quando sono uscito ho aperto un pochino la porta e ho visto lui che scendeva dalle scale. Frigerio Mario, virgola, che scendeva le scale. Sì. Però lei non ricordo di averla vista, sinceramente. Che dopo io istintivamente ho richiuso la porta. Punto. Ho istintivamente chiuso la porta. Perché in quell'attimo lì, noi non, io, anche mia moglie penso che era dietro di me, l'avrà pensato dopo, non pensavamo di trovarci lì noi, due signori. Noi quelli li avevamo già esclusi, pensavamo che quelli non c'erano, conoscendo le abitudini, capisci? Ah. Conoscendo le abitudini, noi quelli pensavamo che proprio non c'erano. Non li hai visti scendere col cane? Sì, ma più o meno a quell'ora lì, calcolando, avrebbero dovuto rientrare dopo. Capisce? Non dovevano arrivare lì in quell'orario lì, ecco. Allora, l'appartamento era pieno di fumo, eccetera, eccetera. Ho istintivamente chiuso la porta, ma l'aria all'interno era ormai irrespirabile, sicché, gioco forza, ho dovuto riaprirla e aggredire il Frigerio. Che di solito a quell'ora non esce di casa. Virgola, la cui presenza non era prevista perché di solito a quello. Ah no no, aspetti, è venuto un metodo particolare, però devo cancellare un po' tutto, scusa. Cioè? Abbia pazienza. Quando noi abbiamo dato fuoco, adesso mi è venuto in mente, siamo usciti dall'appartamento del Castagna. Mia moglie l'ha chiuso con una sola mandata con la chiave. Avevate anche la chiave di dentro dell'appartamento? No, l'abbiamo trovata dentro. Noi abbiamo dato fuoco, ecco, adesso mi viene in mente, abbiamo dato fuoco, poi siamo usciti perché c'era troppo, cioè cominciava, sì, a fumare, e addirittura lei l'ha chiuso. Mia moglie l'ha chiuso perché noi pensavamo che la cosa fosse morta lì e qui bruciava tutto dentro con la porta. Esatto. E a quel momento lì, tanto che moglie chiude la porta, io sono sceso sotto, ho aperto il portoncino d'ingresso. Ecco adesso mi ricordo bene, e ho visto la signora Valeria col cane che stava rientrando. A quel punto lì io sono tornato indietro, lasciando aperto il portoncino, chiudendolo, questo non lo so, e ho detto a mia moglie: va che sta arrivando quella col cane, andiamo dentro, lasciamola passare. Vabbè, adesso non ci penso più. Un attimo solo, qui devo correggere un attimo. Mi scusi. No. Allora, fino a che scende la scala, istintivamente chiuso la porta, la coperta non era prevista perché di solito a quell'ora non usciva di casa. Anzi, ora che ci penso bene, mi viene in mente come davvero sono andate le cose. Punto. Dopo aver dato fuoco, noi eravamo già usciti dalla casa dei Castagna, sì, casa della Castagna.
e addirittura mia moglie aveva chiuso la porta con una mandata con le chiavi che aveva prelevato, con le chiavi che la proprietaria aveva lasciato appese all'interno. Punto. Io mi mi ero diretto giù verso l'uscita sulla corte, ma affacciandomi vidi dove era. Era più o meno, io ho aperto la porta e ho guardato fuori, era più o meno dove c'ho il camper io, circa quella distanza lì. Quindi c'è la cherubina che rientrava col camper, sì, sì. Quindi abbiamo deciso di rientrare nell'appartamento. Allora, esatto, più o meno all'altezza del mio camper che rientrava a casa col cane. Punto. Al che sono rientrato e ho detto alla mia moglie di tornare dentro per sino a che la cherubini non fosse risalita. Punto. Tuttavia, quando poi riaprimmo per uscire, mi trovai, come ho detto, il frigerio davanti. Esatto. Sicuramente la moglie l'aveva chiamato. E decisi di aggredirlo. Punto. Domandato risponde, colpì il frigerio. Non con pugni. No, non gli ho dato pugni, no. Che non sono solito usare. Ma con la spranga. Punto. E poi chi è che ha accoltellato Frigerio? Io. Lei. Quindi, quando fu a terra, virgola, non ricordo se me lo trovai faccia a te. Ma era praticamente sotto di me. Sotto di me, con la sinistra lo tenevo, okay. E con la destra ho tolto con il coltellino dalla faccia a terra o rivolta verso l'alto. Punto. Mi pare vera la seconda ipotesi, perché ho il ricordo di averlo tenuto con la sinistra sul volto, mentre con la destra lo accoltellavo con il coltellino a scatto che estrassi dalla tasca dei pantaloni. Punto. In quel frangente, senta, sono voglio dove era mettere il coltello a Frigerio. Da quello che mi ricordo io era lì da parte che aveva preso la signora Valeria, da quello che mi ricordo io. Posso fare una considerazione? Allora, quello che le stavo dicendo è questo. Lei ha detto che mentre lei colpiva Frigerio, sua moglie colpiva la moglie di Frigerio. Però lei ha anche detto, adesso non in quest'ultimo momento, ma insomma nel racconto, che lo prende e lo tira verso di sé, dentro casa, giusto Frigerio? No, guardi, io, che mi ricordo io, non l'ho tirato dentro casa, Frigerio. No, diciamo nella porta, cioè nel vano. No, io mi ricordo che sono uscito dalla porta, l'ho aggredito fuori sul pianerottolo. Poi, adesso non so bene dirle come sia successo, dopo che l'ho accoltellato, no? Io sono rimasto in piedi, fermo, e non so, deve avere fatto tutto lui, io non lo so. Sono rimasto fermo in piedi e l'ho visto che lui cadeva, non ce l'ho spinto io, lui cadeva all'interno della porta. Sì, ok. Quindi abbiamo Frigerio coricato, sì, all'interno del vano, sì, della porta, e lei in piedi vicino a lui.
non lo so, o se... che gli si butta sopra, non lo so cosa fa. No, no, quello io non, ecco, la domanda è: come esce sua moglie per andare a colpire la Frigerio? La, sì, la Frigerio, la cherubina. Mia moglie era dietro di me. Quando ho colpito il Frigerio, non ho visto quello che faceva mia moglie, però mi ricordo che io ho colpito il Frigerio, ho fatto tutto, poi sono rimasto lì in piedi, l'ho visto cadere indietro di spalle, no? A quel punto lì io mi sono girato e ho visto che c'era lì mia moglie da, su un pianerottolo da parte a me, con la signora per terra che gridava e mia moglie che gli tappava la bocca per non farla gridare. Allora, in quel frangente mia moglie era uscita, evidentemente da dietro le mie spalle, e si era collocata sul pianerottolo per affrontare Cherubini Valeria, che a sua volta era scesa per le scale. Punto. Ricordo di aver visto mia moglie tenere una mano sulla bocca della Cherubini mentre la accoltellava. Punto. La Cherubini infatti gridava. A quel punto lì sono andato anch'io a dargli una mano a mia moglie, e gli ho dato col coltellino, due coltellate, o una o due, dove? No, sulla testa. Sulla testa. Anche io sono intervenuto in soccorso di mia moglie, in aiuto a mia moglie, forse questa è una parola, dando due colpi con il coltellino sulla testa della Cherubini. E qui? Sì. Devo aver ferito mia moglie dove avete trovato voi il cerotto. Quello lì devo averla di striscio, devo averla presa io. È in questo contesto che devo aver accidentalmente procurato a mia moglie la ferita all'indice della mano destra, che i carabinieri le notarono la notte, poche ore dopo. Va bene. No, volevo che ribadisse, lei è sicuro che il bambino non l'ha toccato? Allora, che io mi ricordi, mi pare proprio di no. Confermo che, salvo vuoti di memoria, io non ho toccato il bambino della castagna. No. Lei ha visto mentre sua moglie colpiva il bambino? No, penso no, perché io stavo sulla figlia. Non ho neppure visto bene mia moglie mentre l'ha chiesto sua moglie se l'ha colpito il bambino. No, penso di no. L'ha dato per scontato che era morto il bambino. Penso di sì, penso che l'ho dato per scontato. Senta, era già deciso prima che sua moglie si occupava del bambino, delle due donne. Non vi eravate divisi? No, non ci eravamo divisi. Prima di salire non ci eravamo divisi. Almeno no. Sì, un'ultima cosa. In particolare, ma poi tornerà dalla trascrizione. Un'ultima cosa, signora. Senta, lei ci ha detto che siete andati per dargli una lezione e che avete provato altre due o tre volte, giusto? L'ora doveva essere comunque quella, sempre a quell'ora lì, cioè l'ora rientro da... Più o meno l'orario doveva comunque essere... Va bene, quindi voi avevate già stabilito in queste due o tre settimane l'orario... No? Quindi era stato stabilito il tipo di arme e dei guanti. Sì, diciamo che quelli lì sono sempre stati a disposizione quelle tre settimane lì. Sì. Questo era già stabilito. Sì. Ribadisco. C'è un problema però che lei ci deve risolvere. La nostra idea. Se voi siete andati per dargli una lezione.
i vestiti non li avete scelti apposta, i vestiti che avevate quel giorno li avreste poi usati, giusto? Non è che avete preparato anche dei vestiti speciali? No, io avevo preparato i pantaloni, ecco, e le scarpe. Preparato dove? In lavanderia. Dalla prima volta di queste tre che siete andati o quella sera lì? No, dalla prima volta mi pare, sì, dalla prima volta. Era già un po' di tempo che non lì perché c'era dentro il coltellino. Quindi voi avete già predestinato per utilizzarla in questa azione i pantaloni, le scarpe, sia lei anche sua moglie? Penso di sì. Quindi pantaloni, scarpe, coltello, spranghe e guanti, giusto? Sì. Erano lì pronti. Questo mettiamo. Avevamo solo deciso di dare una lezione. Altri vestiti no, cioè come pensavate di non essere riconosciuti? Non, cioè, si va da una lezione senza l'intenzione di ucciderli con la faccia scoperta, signor Romano. No, altri vestiti no, io avevo su la felpa col cappuccio che potevo tirare e chiudere quasi tutta la faccia. Poteva tirarlo, ma sì, non l'ha tirato. No, l'avevo tirato, ma poi dopo l'ho tirato via. E la faccia? La faccia è rimasta scoperta. Ma come poteva pensare che non li avessero? Ma io non pensavo di trovare nessuno quando uscivo. E dentro? La castagna? E neanche no, quando sono entrato ce l'avevo tirato. Quando sono entrato. Ma la faccia si poteva vedere però. Sì, un po' sì. E sua moglie? Mia moglie non lo so. Vede? Mia moglie non lo so. Cioè voi andavate, come dice lei, gli andavate una lezione, gli andavate un sacco di botte, tornavate. A quel punto era certo che o uno o l'altro avrebbero detto è stato Romano Lindo ed è stata la moglie, o no? Sì, quello sì. E allora? Non lo so, guardi, no? Non lo so dire. Tranquillizzati un attimo. Non lo so dire. O avevamo programmato di ucciderle, non lo so. Non sarà forse così? Non si lasciano testimoni andando con una lezione con una spranga e un coltello, con la faccia scoperta, vicini di casa che voi vedevate da mesi, da anni. Può darsi che siamo andati per ucciderlo. Allora, sì, sto scrivendo, aspetta. Ribadisco che la nostra idea non era quella di uccidere, avevamo solo deciso di dare una lezione. Ci eravamo comunque in qualche modo preparati decidendo l'ora dell'azione, le armi da impiegare e anche i vestiti da indossare. Io ad esempio... No, tutti e due, non io. Avevo preparato pantaloni e scarpe. Ho detto, avevamo. Poi dice, io ad esempio tenevo da tempo sulla lavatrice... In lavanderia. Io ad esempio tenevo da tempo in lavanderia i pantaloni che avevo programmato di usare nell'azione perché dotati di tasche laterali sulle cosce. No, ma anche sua moglie ha detto che aveva pantaloni e scarpe. Mi pare sì. Anche mia moglie, scarpe, armi e guanti. Aveva scelto da tempo i pantaloni e le scarpe da impiegare, punto. Non avevamo preparato nulla per travisarci il viso. Nulla per travisarci il viso, salvo... Io l'avrei solo usato, avrei solo tirato su il cappuccio. No, avevo preparato un passamontagna, che poi non ho preso però. Non è vero, quello che voglio, per carità, però no, non è vero, perché va noi bene, ci eravamo preparati per dargli una lezione, era già un po' che ci eravamo preparati. Lei adesso ha capito dove sono arrivato con la domanda? Sì, no, ho capito, guardi, non ho nessun problema a ammettere anche di essere andati su per ucciderli, a questo punto che problema vuole che abbia? No, deve dire le cose come sono, come stanno, mi faccio prego. Anche memorizzare un po', perché non è che tornano magari anche degli altri dettagli, ma magari mi tornano domani, non è che certo, capisce. Perché noi quando abbiamo deciso le tre settimane prima abbiamo deciso di dargli una lezione, poi dopo se abbiamo preparato delle armi in proprie, poi magari può anche darsi che abbiamo pensato di andarsi a uccidere, quello non è da escludere, quello. Però adesso in questo momento non riesco a mettere a fuoco il momento che abbiamo deciso di andare a uccidere. Hai capito qual è il discorso? Sì, questo qui è il discorso. Però non avevate programmato di mascherarvi la faccia, sì, tutti e due? Sì, perché io passamontagna ce l'avevo, che però quella sera non ho preso, non so perché. E neanche sua moglie? Mia moglie non lo so sinceramente, non ci ho fatto caso. Allora dov'è questo passamontagna adesso? Dov'è adesso questo passamontagna?
questo passamontagna qui, se non sbaglio, deve essere sul lavoro nel mio armadietto. Quindi non ce l'aveva in casa? Sì, l'ho portato dopo. Ma adesso dov'è? L'11 dicembre dov'era il passamontagna? L'11 dicembre era nella scarpiera lì dove nella c'era la roba. Che dopo io, quando sono andato a lavorare, ho portato sul lavoro. Adesso attualmente è giù nell'armadietto, è rosso. Comunque non l'ha preso. Lei nel suo modo non l'ha preso? No, penso di no, penso di no. Va bene. Aspetta. Allora, ribadisco che la nostra idea non era quella di uccidere, avevamo solo deciso di dare una lezione. C'eravamo comunque in qualche modo preparati, decidendo l'ora dell'azione, le armi da impiegare ed anche i vestiti da indossare. Io ad esempio tenevo da tempo le lavanderie e i pantaloni che avevo programmato di usare nell'azione, perché dotati di tasche laterali sulla croce. Anche mia moglie aveva scelto da tempo i pantaloni e le scarpe da impiegare. Non avevamo preparato nulla per travisarci il viso, salvo il fatto di avere io indossato una felpa con cappuccio. Forse ora che ci penso, in un primo momento avevo pensato di usare un passamontagna, ma quella sera non pensai più ad usarlo. Prendo atto che il fatto di agire a volto scoperto fa pensare a un omicidio. Magari quella sera lì, perché io e mia moglie, no, è abbastanza che ci guardiamo in faccia e ci capiamo senza parlare. Quella sera lì magari abbiamo deciso di ucciderli. Prendo atto che il fatto di agire a volto scoperto fa pensare a un omicidio premeditato, virgola, e sinceramente in questo momento, però all'inizio noi ci eravamo non, parlare, nemmeno parlare, non posso escludere senza parlare, ci capiamo. Allora, e sinceramente in questo momento non posso escludere che abbiamo deciso di uccidere, sì, che, non preoccuparci, sì. Ma non è stata una che cosa che io e mia moglie avessimo maturato la decisione di uccidere e abbiamo agito di conseguenza, virgola, magari senza neppure esprimerci questa comune volontà, visto che siamo due persone che si capiscono senza parlare. Anche perché, se posso aggiungere una cosa, sì, il discorso è questo, che noi c'eravamo all'inizio delle prime tre settimane, quando abbiamo ricevuto l'avviso, ci eravamo preparati per dargli una lezione, sì, tant'è vero che io c'ero lì la stanghetta. I coltelli li abbiamo sempre portati dietro per ogni evenienza. Quella sera lì non so che cosa sia successo, non me lo chiede in questo momento. Quella sera lì, qualche, siamo andati, magari ci siamo intesi, siamo andati per uccidere quella sera lì. Ho capito qual è il discorso? Senta, ma questo discorso nasce anche da una cosa che ha detto prima, che poco fa mi sfuggiva e che in un certo senso mi sfugge anche adesso. Ma lei a un certo punto ha detto che avevate già pensato a come andarvene dopo l'incendio. Ora, se lei va a casa di uno a incendiare e quello è dentro, è difficile. Sì, però non sapevamo se appiccarlo o no l'incendio, capisci? Sì, no, questo l'ho capito, però ecco, tutte queste considerazioni, entriamo quando loro sono dentro. Sì, però succedeva... E contempliamo l'idea di incendiare. No, aspetti, succedeva quello, il discorso è questo, che noi volevamo dargli la... se gli davamo la lezione, non incendiavamo, usavo il manganello e basta, giusto? Nel momento però che noi avevamo lì anche i coltelli quella sera lì, quando poi abbiamo ucciso, di incendiare era già stato preso in considerazione prima. Però come... poi aveva questo nuovo significato di cancellare. Esatto. Oh, resta da parlare fondamentalmente dei cassonetti, cioè della fuga. No? Abbiamo riposto. Tanto ce l'abbiamo. Allora, una rettifica che devo fare rispetto alle iniziali dichiarazioni di oggi riguarda l'itinerario che seguimmo per buttare gli indumenti per buttare le armi e gli indumenti che entrambi ci cambiamo
in lavanderia dopo averli avvolti in un tappeto che vi era all'ingresso e introdotto tutto in un, messo tutto in un sacco. E quel tappeto lì, l'unica che si è accorto che mancava, no? È un particolare insignificante, sì. Non glielo dico perché me la, questo me l'aveva riferito mia moglie la settimana successiva o quella dopo, adesso non mi ricordo. La Messina? No, quella non è la scena. Quella è di altri scopi. E chi se ne accorge? Un'altra vicina, pettegola, che gli aveva, mia moglie mi ha detto che gli aveva detto dove era finito quel tappeto, perché ogni tanto quando noi li cambiavamo glieli davamo la vicina perché erano ancora nuovi, no? Chi è questa vicina? È la signora Margherita, quella che abita con la signora anziana che abita dall'altra parte. Lei mi ha detto sempre nella corte. Sì, però dall'altra parte. La signora Margherita che abita nella corte dall'altra parte. Va bene. Ci cambiamo una domanda, dopo una domanda. Sì. Ma in lavanderia voi eravate imbrattati di sangue? Avete imbrattato il pavimento? No, perché eravamo sul tappeto. Cioè è volato via il tappeto insieme? Insieme a tutto quello che c'era dentro. Ci siamo cambiati sul tappeto, era rosso. Ma eravate molto sporchi di sangue? No, non più di tanto. Non più di tanto. Non è che vi escludete di aver sporcato il pavimento? Io penso che sotto il tappeto non sia passato niente, penso. Era gommato il tappeto? Poi la famosa... Avete lavato i vestiti alla lavatrice? No, la lavatrice? No, questo l'ascolti, se vuoi ascoltare. No, perché io ho difficoltà a parlare con lei, non so, non mi mette sotto il cielo. Riesci a parlare con tutto? No, preferisco loro due. Sai perché? Perché glielo posso dire, lei mi irrita, veramente, non so. Io ho un modo di fare brutto. Senta. Ognuno al suo. Lei mi irrita quando mi fa di male. Questo che me lo fanno loro. Ma devo farlo così. Sì, no. Vede che poi le chiedo scusa. No, ma ha ragione. Però ma è, anche il mio, è anche il mio lavoro. Magari anch'io sarò antipatico a qualcuno, non lo so. Però il mio, come lei, c'è il suo, capisce? Mi dica. No, voglio sapere se avete lavato qualcosa con la seralina. No, perché noi con la seralina ci siamo cambiati tutti sul tappeto. In mutande, tutto sul tappeto. Ho capito perché, no? Che famosa lavatrice. Sì, che andava... sì, però... cambiandoci lì ci si è messi sugli altri indumenti, non eravamo tantissimo sporchi di sangue, si vedeva che c'era sangue ma non colava. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo degli altri vestiti che abbiamo preso lì dall'armadio, che c'è lì l'armadio con dentro i vestiti, ci siamo cambiati quei vestiti lì, poi gli altri li abbiamo gettati, come già sapete, quei vestiti lì li abbiamo tenuti addosso anche il giorno dopo quando sono andati dei carabinieri di Erba in lavatrice di quei vestiti. Non c'è finito niente. Che poi sarebbero questi pantaloni qua? Va bene. Sì. Non è finito niente in lavatrice. Era altra roba che era lì proprio da lavare. Che poi non so se ha fatto andare quella sera, il pomeriggio, però nella lavatrice non c'è niente. Nell'asciugatoio? Neanche nell'asciugatoio, neanche nei panni sporchi. Allora, perché c'era qualcuno che vede. No, era considerato. No, nella lavatrice non c'è andato dentro assolutissimamente niente. Allora, vedete, messo tutto in un sacco. Infatti, non buttammo tutto in un cassonetto vicino casa, ma per prima cosa ci allontanammo, con il sacco in macchina, perché avevamo l'esigenza anzitutto di lavarci di alcuni residui di sangue, di alcuni piccoli, giusto? Sì, residui di sangue che erano rimasti sulle mani perché trasparite dai guanti. Anche se trasparite fa schifo, però non mi viene altra parola. Punto. Sì, vabbè, corremmo quindi a un lavatoio sito nella zona del Segrino. No, è zona Erba, confine con Longone, però sotto Erba. Sito al confine tra Erba e Longone al Segrino, dove anche dividemmo il sacco in tre più piccoli, il primo dei quali buttammo in un cassonetto lì al cimitero, nei pressi
del vicino, del vicino cimitero. Punto. Gli altri due sacchi li buttammo, uno Albavilla, ad Albavilla, e l'altro a Lipomo, in due cassonetti che per via del mio lavoro sapevo che sarebbero stati al pari del primo buttati presto. Punto. Il resto della serata trascorse a Como nei modi che abbiamo sin dall'inizio raccontato. Punto. Un piccolo particolare a Como. Che a Como siamo andati giù a vedere i negozi, eccetera, eccetera. Poi quando siamo andati dentro al McDonald's a mangiare, sì, abbiamo ordinato, siamo andati al tavolo. Però prima di andare a mangiare siamo andati in bagno del McDonald's a vedere se c'erano in giro ancora qualche traccia da cancellare. E io mi ricordo che avevo due o tre macchiette di sangue qui sotto sul piede, le ho lavati via. Ma sul pantalone? No, internamente, perché i pantaloni li avevo cambiati, erano rimasti sulla pelle. Che è quello che ha battuto poi quando è salito sulla macchina. No, perché erano sotto i pantaloni. Come faccio? La macchina ce l'ha portata comunque il sangue. Ma non su dai piedi. Per me ce l'avevo in testa. Sì, perché il resto mi avevo cambiato tutto. Io quella sera lì ho cambiato anche le calze. E quelle macchie lì erano sotto le calze, sotto i pantaloni. Quindi le cose che ho perso in macchina le ho perse sicuramente dalla dei capelli. O dalle mani. Perché sennò toccavo il volante. L'unico posto dove non poteva vedere i capelli. Forse dei capelli, sicuramente li ho persi dei capelli. Entrando in macchina, potessi volevo entrare in macchina. Io penso, abbassa la testa. Penso dei capelli, non da resto. Va bene. Niente, il resto è la serata trascorsa a Como nei modi che abbiamo sin dall'inizio raccontato. Amici, si è data la registrazione dell'interrogatorio terminata al 21. So che devo pagare, detto, mi rendo conto che devo pagare. Sì. 25. Chiedo solo di poter vedere ogni tanto. Sì. Ok. So che ho sbagliato a fare quello che ho fatto e che devo pagare. Punto. Chiedo solo di poter ogni tanto vedere mia moglie. Va bene.